Hai mai pensato cosa voglia dire respirare? Hai mai apprezzato il fatto di riuscire a stare sott'acqua, in apnea, ascoltando solo il rumore del tuo respiro? Ti sei mai chiesto quanta aria può stare nei tuoi polmoni per permetterti di fare ciò che fai ogni giorno? La fibrosi cistica è una malattia genetica, cronica, degenerativa e mortale che colpisce principalmente l'apparato respiratorio e quello digerente. A causa di un deficit della proteina che regola il canale del cloro, il muco di una persona affetta da questa patologia è molto denso e disidratato e va a depositarsi nei bronchi, diventando l'habitat ideale per germi e batteri. Questa colonizzazione batterica crea progressivamente un danno irreversibile ai polmoni che compromette in maniera grave la qualità di vita della persona affetta. Respirare diventa via via sempre più difficoltoso e le giornate sono scandite dal rumore di una tosse che non dà tregua. La fibrosi cistica si combatte con lunghe ed estenuanti sedute di fisioterapia respiratoria quotidiana che rubano ore alla vita del paziente. Spesso, associato alla fisioterapia, è consigliato lo sport per allenare i polmoni e tutto l'organismo. Una persona affetta da fibrosi cistica deve assumere quotidianamente grandi quantità di farmaci antibiotici per sopperire i problemi che la malattia comporta. Il pancreas non produce, nella maggior parte dei casi, gli enzimi necessari alla digestione dei cibi e così una persona affetta da fibrosi cistica deve assumerli ogni volta che mangia. La conseguenza è quella di avere un fisico minuto e asciutto che necessita di una dieta ipercalorica, proprio a causa del malassorbimento dei nutrienti da cui deriva anche il problema dell'osteoporosi. Anche fegato, reni e cuore vengono compromessi nel tempo. In particolare il cuore si indebolisce quando vi è un grave affaticamento respiratorio. La difficoltà a espellere il muco è il problema principale di un malato di fibrosi cistica che con il passare del tempo perde sempre di più la sua funzionalità polmonare. Per questo spesso si deve ricorrere all'ossigenoterapia e infine al trapianto bipolmonare. Ossigeno e trapianto tuttavia non sono soluzioni definitive. Una persona trapiantata risolve solo temporaneamente le sue problematiche polmonari e deve fare i conti con il pericolo di rigetto e di infezioni. Le liste di attesa per il trapianto sono molto lunghe e i donatori pochi, così alcuni non riescono ad arrivare vivi a poter beneficiare di questa opportunità. La nostra è una realtà difficile, tuttavia la voglia di vivere e la consapevolezza dei propri limiti fisici e temporali ci incoraggia ad assaporare al pieno ogni istante della nostra vita. Se la diagnosi è tempestiva, il decorso è più lento, ma le terapie devono essere svolte quotidianamente e in modo meticoloso. Un'ulteriore difficoltà è data dal fatto che la fibrosi cistica non si vede se non a livelli di seria compromissione quando si è obbligati a indossare i naselli dell'ossigenoterapia. Non c'è una sedia a rotelle che cattura l'attenzione, eppure è comunque una patologia gravemente invalidante per la quale non vi è cura. Nel 2014 si muore ancora di fibrosi cistica, ma grazie ai progressi della ricerca scientifica l'aspettativa media di vita oggi è di circa 40 anni. Nonostante questi enormi progressi, c'è ancora molto da fare. Ancora molti ragazzi non arrivano all'età adulta per la mancanza di cure che colpiscano il difetto di base. Il tuo aiuto è prezioso e indispensabile per costruire un futuro libero dalla malattia. Finanziare la ricerca vuol dire darci una speranza di guarigione concreta. Invia e fa inviare un SMS al costo di 2 euro per una vita senza fibrosi cistica al 45502. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Oh, oh.